Beh, non lo dimenticherò mai, un grande amico. Una persona di una generosità incredibile, beh, artista sublime. Gli davi in mano qualsiasi, anche una chitarra con una corda scordata, lui ti faceva un concerto. Poi generoso. Poi come me amava mangiare, bere bene. E siamo diventati parecchi amici. Ha perfino musicato una mia poesia sul vino, che è bellissima. Adesso sti giorni me la sto risentendo. Peccato, che peccato, sto Covid. Il ricordo più bello che ha con lui? I ricordi più belli sono tutti legati alle feste di Roy, Franco Roy, il bistrò degli Ulivi, dove lui suonava e io cantavo, e naturalmente stonatissimo, e lui mi aggiustava un po', cambiava tono per non farmi fare troppo brutta figura, per venirmi dietro. Ti dico, una generosa, mentre altri musicisti mi sgridavano, lui invece, generoso, capito, quando ero fuori in nota lui cambiava tono per non farmi sfigurare. Meraviglioso, meraviglioso. Cosa lascia secondo lei a chi resta, ai giovani? Secondo me è un bellissimo esempio, grande esempio di creatività e tenacia, grandissimo esempio di creatività e tenacia, non mollare mai, e finché non arrivano quei fatti esogeni sui quali non puoi farci niente. Ma lui ha continuato la sua carriera anche quando magari era meno in cima alle vette classifiche, doveva andare a suonare, a fare, poi con gli amici. Però l'esempio massimo è proprio il senso dell'amicizia, della fraternità e della generosità. Una bella persona.